Ovviamente felicissimo di arrivare a finale, un'altra finale a Roma. Speriamo che posso fare un altro passo positivo domani. Bravo! So how does a lion become the king of the jungle? His mentality. That's the only difference of a lion and an elephant. If the lion is the king of the jungle, how can he be the king of the jungle? If he's not the biggest, the elephant is probably one of the biggest. He can't be the fastest because that's a cheat. So how does a lion become the king of the jungle? His mentality. That's the only difference of a lion and an elephant. When a lion walks up and sees an elephant, he thinks lunch. An elephant thinks run. Because when a male lion walks up, he may be outnumbered by a pack of hyenas, but I'm king of my jungle because of my mentality. Mi sento come a casa, ho detto questo mille volte prima di oggi, però veramente mi sento così. Era bellissima notizia ieri quando abbiamo sentito che giochiamo avanti al pubblico. E molti giovani erano, molti bambini, che era bello di vedere. E sì, era una partita dura oggi anche, durava più di 2 ore per 2 set, chiedeva molta forza fisica e anche mentale. Quando è stato necessario di trovare un buon colpo, un buon servizio, ho avuto, e credo che questo era il, diciamo, più grande colpo di oggi della partita. Comunque sono ovviamente felicissimo di arrivare a finale, un'altra finale a Roma. Speriamo che posso fare un altro passo positivo domani. Naturalmente appuntamento con la finale di domani, però faccio un piccolo passo indietro. Tu ami moltissimo l'Italia, sì. Conosci molto bene i giocatori italiani. Per noi è stato un torneo particolare, sì. Tanti ragazzi si sono messi in mostra in questo torneo. Cosa ci puoi dire di questo momento del tennis italiano e di quello che sarà magari il futuro fra qualche anno? Credo che tutti voi italiani dovete stare orgogliosi a vostri giocatori, perché ovviamente la federazione, che tutti che sono coinvolti nel tennis italiano, hanno fatto un buon lavoro, perché i risultati sono qui. Ultimi 32 sono stati 8 italiani, credo, negli ultimi 6 sono stati 3-4 italiani. Comunque questa è una grande statistica, però questo si aspettava anche, diciamo, perché per avere un grande torneo così, con una tradizione del tennis Italia ultimi 100 anni, si può dire che questo si aspettava anche. Però devo dire congratulazione a Tennis Italiano, perché hanno fatto un buonissimo lavoro, specialmente a questo torneo.